Buonasera cari amici di Toscana Sprint, le immagini che vedete sono del comune di Cerreto Guidi per una gara storica, qui il circolo Arci che ospiterà ovviamente il ritrovo per quella che è la 75esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, gara a carattere nazionale organizzata dal gruppo sportivo IMPA e da uno dei più, possiamo dire, membri storici di questa corsa che da più di 60 anni si occupa di portare ancora a Cerreto Guidi questa gara, a parte ovviamente il Covid che ha fermato l'anno scorso, lui l'ha voluta riproporre, che è Primo Palatresi. Primo è una persona storica, abbiamo detto, qui vediamo il bellissimo paesaggio e il bellissimo paese che è Cerreto Guidi, il centro storico, abbiamo visto prima il centro storico, anche qui siamo al centro storico di Cerreto Guidi, dicevamo di Primo Palatresi, una figura storica, al sessantesimo, più di 60 anni che si occupa di questa gara e che cerca veramente di portare avanti con entusiasmo, nonostante l'età, il ciclismo. Servirebbero più persone, è sempre stato detto, persone come Primo in questo mondo, perché è chiaro che è molto importante avere anche l'entusiasmo, che magari c'era una volta e che magari si è un po' perso ancora. Questa è la 75esima edizione di questa gara. Qui vediamo il pre-gara delle varie formazioni che si stanno preparando. Saranno 113 atleti che si duelleranno questa gara. Anche perché sarà una gara che preparerà gli atleti a quello che sarà l'appuntamento, ovvero la prossima settimana, il prossimo sabato, l'organizzazione del Team Malmantile, il campionato regionale toscano per gli Elite Under 23. Quindi per tutti, tutti vogliono fare bene. Qui vediamo la presentazione delle squadre. Questa è l'Unione Ciclistica Pregnana, ad esempio, che si stava presentando. E qui la nazionale russa. Occhio alla nazionale russa, due atleti. Vediamo, si sta andando a mettere con lo vediamo lì. Era Gleb Strisa, ovvero già vincitore di una gara su al nord. E poi c'è anche Egor Igoshev, vincitore accesa il giorno prima, quindi occhio davvero, anche perché è una gara che prevede. Di solito 2 anni fa l'ultimo vincitore fu Filippo Fiorelli che la vinse in volata, e di solito è sempre stata questa che state vedendo. I ragazzi si stanno schierando per la partenza ufficiosa. Qui vediamo Francesco Zingoni che è il direttore di corsa con Mario Mecacci che sarà il vice direttore di corsa. Qui vediamo in primo piano Giosuè Crescioli della Beltrami, possiamo dire gara di casa per l'atleta della Beltrami TSA Trecolli, che ovviamente oggi spera di far bene, di ritrovare quel colpo di pedale che lo ha sempre contraddistinto. Anche gli atleti da Icori lì davanti, vediamo che sono le motostaffette dei motociclisti pistoiesi che stanno guidando un po' il gruppo in quello che sarà poi il trasferimento per il via ufficiale sotto l'arrivo. Eccolo qui la macchina proprio del direttore di corsa Francesco Zingoni, e qui stiamo per vedere la partenza ufficiale. Eccolo qui il chilometro zero, qui vediamo che sta per prendere il via la gara. Vediamo Michele Lulurgas, giudice di arrivo, che darà il via a questa gara. Ancora qualche attimo e poi partirà ufficialmente. Qui vediamo la diciamo una bandierina con Michele Lulurgas che ha dato il via, a dare il via per il comune di Cerreto Guidi, Moreno Costagli, assessore allo sport proprio del comune di Cerreto Guidi. Noi ricordiamo le formazioni che hanno preso il via: 113 atleti, sono state la Gragnano Sporting Club, la Team Nazionale Russa, la Overall Trecolli Cycling Team, la LAN Service, Grano Monferrato, la Pregnana Team Scout, la Velo Racing Palazzago, la Cablotec Brio Training, la Beltrami TSA Trecolli, la Cattoli Abdrea, la In Emilia Romagna, la Etruria Team Sestesa, Amore e Vita, la Futura Team Rosini, la Gruppo Sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, il Team Mammantile, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Polisportiva Tripetetolo, la Petroli Firenze Opla Don Camillo, la Mastro Marco Sensi Nibali e la 00 Team. Queste le formazioni, 113 di 133 iscritti sono partiti. Vediamo le prime battute di gara e ovviamente noi ricordiamo anche alcuni partnership di questa manifestazione, come la IMPA, il gruppo IMPA, sponsor tra l'altro della società organizzatrice, il gruppo sportivo IMPA. Poi ovviamente ci sono tanti, come l'aiuto anche del comune
di il comune di Cerreto Guidi proprio, come abbiamo visto prima c'era l'assessore allo sport Costagli, il corpo vigili giurati, altro partnership di questa manifestazione, la Broma Calzaturificio, l'onoranze funebre cerretesi, la Pimex, la Corriere del Tevere, la Banca di Cambiano, e qui siamo passati con le immagini all'undicesimo chilometro di gara. Quattro atleti al comando fin qui. Si tratta di Alessio Palma della LAN Service, questo è invece Preslav Balabanov della Pistoiese, ora ecco in questa ultima posizione l'atleta della LAN Service Palma. Poi c'è Piccini della Cablotec e Matteo Minguzzi della formazione della Overall Trecolli. Questi sono i quattro atleti al comando, vantaggio che viene segnalato in 23 secondi in questo momento. Ricordiamo che gli atleti stanno percorrendo i primi quattro giri che vedranno l'hanno visto la partenza da Cerreto Guidi, poi Mercatale, Bassa, Fucecchio, Poggio Tempesti, lo strappo di Poggio Tempesti, ritorno verso Cerreto Guidi e poi si farà un altro giro dopo, ovviamente più corto, che da Cerreto Guidi porterà a Bassa, la salita di Corliano e di nuovo a Cerreto Guidi, poi l'ultimo giro totalmente diverso, però quello lo diremo diversamente. Abbiamo lasciato andare i fuggitivi, vediamo, sono gli atleti della polisportiva Tripetetolo che stanno facendo l'andatura in testa al gruppo, anche gli atleti della Pistoiese, stranamente c'è Balabanov davanti, Ciafardini in questo momento a fare il ritmo in testa al gruppo, Niccolò Ciafardini, anche gli atleti della 00 Team che ora si stanno un po' intercambiando in testa al gruppo, mentre con le immagini siamo passati al 21esimo chilometro di gara, stiamo per passare sotto il traguardo, in testa a fare l'andatura si trattava di Luigi Pietrini, l'ex campione toscano Elite che stava facendo l'andatura in testa al gruppo. Vediamo gli addetti alle squadre che stanno facendo rifornimento, entriamo nella zona transennata e quindi passeremo, eccole qui la nostra moto ripresa, la ripresa invece dalla nostra telecamera fissa al traguardo, e vediamo che gli atleti stanno passando, gruppo allungato ma compatto. Ricordiamo i nostri operatori, sto in moto Daniele Ciampi con la moto guidata da Massimo Capocchi, mentre Antonella Pratesi all'arrivo. Qui vediamo che abbiamo proprio passato il traguardo e sono gli atleti della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano che stanno facendo ovviamente l'andatura in testa al gruppo insieme a quelli della Beltrami, stanno cercando di portare via un drappello di corridori. Noi ricordiamo anche le due moto in formazione, visto che abbiamo parlato di vantaggi, sono quelle di Sandro Manzi e quella di Adriano Dini, le moto in formazione in gara. Qui ancora stiamo vedendo il passaggio dei corridori proprio da Cerreto. Abbiamo visto passare il gruppo molto molto allungato, un percorso che di solito ha visto la conclusione in volata, ma che non è mai facile da dire. Noi ricordiamo ancora alcuni partnership della manifestazione come la Scatolificio Sabatini, la Stradea Costruzioni Meccaniche, il Colorificio Cappelli, la Bernie Store, la Medicea Costruzioni, Colorificio 84, la Figli Maccari, lo Studio Paulus, la Fotostudio Boschi, la Impianti Tecnologici, la Villa Petriolo in Toscana, come detto la Banca di Cambiano, la COP di Cerreto Guidi, mentre siamo sullo strappo di Poggio Tempesti. C'è uno scatto in testa al gruppo, in questo momento l'atleta della formazione della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano si dovrebbe trattare, vediamo un attimo, siamo andati anche a vedere il... chi si tratta, vediamo ancora, dovrebbe essere Bruno Aslani dovrebbe essere, vediamo ancora, il gruppo è rimasto dietro, è partito molto bene il portacolori della Maltinti, vediamo, lo andiamo a recuperare, dovrebbe essere proprio lui, ed è proprio lui l'atleta Aslani, Bruno Aslani, che sta provando ad uscire dal plotone da solo, purtroppo nessuno ha seguito l'azione del corridore diretto da Tiziano Antonini per l'occasione. Qui primo piano per l'atleta della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, che è riuscito a prendere un centinaio di metri, 150 metri per l'atleta della Maltinti, che si volta ora in questo momento a controllare anche la situazione. Fin qui abbiamo percorso 48 km, abbiamo percorso un 37 km di gara fin qui. La Maltinti ovviamente può provare, visto che c'è possibile arrivo in volata, nel caso si arrivi in volata Pirro, Francesco Pirro, ovviamente, però occhio perché c'è anche il vincitore, c'è anche
Ci sono tanti che possono fare bene quest'oggi, perché abbiamo detto pure la Maltinti ovviamente a Pirro. Noi voglio anche andare un po' a rivedere, no? un po' di ordini di arrivo di qualche anno fa, no? Ma molti anni fa, perché è una gara storica, 75 edizioni. Il 1960 la vittoria di Nenciolini davanti a Graziano Corsini e a Valdisera Velleda. Poi nel 76 la vittoria proprio di Giuseppe Saronni, nell'82 la vittoria di Ivano Maffè davanti a Enrico Maestrelli e a Massimo Fabbrini, la vittoria nell'82 di Angelo Canzonieri davanti a Alessio Di Basco e a Gabriele Taddei, la vittoria nell'84 di Valerio Franceschini davanti a proprio Sandro Manzi, sterzo Enrico Galleschi. Sandro Manzi che tra l'altro ha un record incredibile, perché pensate, dall'83 ha saltato solo l'87, poi basti pensare, nell'84 fu secondo, nell'85 fu terzo, nell'86 vincitore di questa gara Sandro Manzi, nell'88 poi vinse Massimiliano Lei davanti a Mazzone e a Tafi, e poi Manzi che si rifece nell'89 con il terzo posto dietro a Cavallini e a Masetti. Questi alcuni ordini d'arrivo. Qui siamo ormai vicini al passaggio, siamo a 48 chilometri di gara percorsi, vantaggio di Aslani dovrebbe essere di 30 secondi su per giù, 30 secondi il vantaggio di Aslani dal corridore della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano sul gruppo tirato adesso dagli uomini della 00 Team con gli atleti anche della formazione della Malmantile, che vogliono fare bene. Abbiamo visto passare anche Nencini, eccolo qui primo, eccolo qui che sta guardando la corsa, come potrebbe mancare lui. E qui vediamo il passaggio degli atleti, abbiamo percorso gruppo compatto, siamo ormai al 53esimo chilometro di gara, 53esimo scusate, chilometro di gara. Insomma, gruppo che per ora viaggia con compatto, di nuovo dopo aver visto ovviamente l'attacco di Aslani, l'atleta della formazione della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano. È ancora compatto, una bellissima giornata di sole come potete vedere, siamo sulla salita del Poggio Tempesti di nuovo, siamo al 59esimo chilometro di gara, due atleti che stanno cercando di uscire dal gruppo, due atleti, si tratta dell'atleta della Gragnano è Matteo Conforti, vincitore del Memorial Tortoli, lo ricordiamo, grande la sua vittoria, lo scatto proprio nello strappo finale, dietro di lui esce Alessio Nieri della Mastro Marco Senza Nivali, sono gli atleti della Overall Trecolli che stanno cercando di andare a chiudere, per Nieri ovviamente si sta aprendo ormai una conclusione di stagione che lo porterà il prossimo anno a vestire la maglia della Bardiani CSF Paizzane insieme al compagno di squadra Marcellusi e anche ovviamente a Filippo Magli che sarà stagista con la famiglia Reverberi. Questo ovviamente stiamo vedendo gruppo di nuovo compatto, sono gli atleti della Overall Trecolli che sono andati a chiudere in questo momento, eccolo qui, l'abbiamo visto, si tratta di Niccoli, Matteo Niccoli che è andato a chiudere e adesso continua a fare l'andatura in testa al gruppo, l'atleta della Overall, dicevamo di Conforti che prima era con Nieri, grande vincitore del Memorial Tortoli, insomma grande vittoria, scatto nel finale, li ha lasciati lì ed è andato a vincere, prima vittoria da under per lui e sicuramente un ragazzo che si è sempre dato da fare, se la meritava questa vittoria. Abbiamo visto che il gruppo rischiava di spezzarsi lì sul Poggio Tempesti, sullo scatto e sul forcing di Niccoli, mentre siamo passati al 67esimo chilometro di gara, bivio Streda con il gruppo che è compatto, tre atleti che cercano di uscire, maglia della Polisportiva Tripetetolo, della Malmantile e una maglia anche della formazione della Beltrami, ma sono gli atleti della Petroli che ovviamente oggi non vogliono sbagliare, ieri a Cesa sono stati anticipati, c'è stato uno scatto intanto in questo momento, scatto dell'atleta della Malmantile, dovrebbe essere Pietrini ancora, rintuzzato subito da un atleta della Petroli Firenze, come detto la Petroli vorrà sicuramente rifarsi dopo Cesa con il secondo posto di Gregorio Ferri, proverà però vedremo. Siamo invece passati con le immagini all'81esimo chilometro di gara, siamo sul Poggio Tempesti, passato ovviamente lo strappo, ora siamo sul falso piano che dovrebbe portare gli atleti di nuovo al passaggio verso Cerreto Guidi. E vediamo che c'è un atleta al comando, l'atleta si tratta di Matteo Sassio della formazione della Overall Trecolli.
Matteo Sasso della formazione della Over Altre Colliche ha preso un lieve vantaggio, si volta la nostra telecamera, saranno una decina di secondi il vantaggio nei confronti del gruppo. Abbiamo visto prima era Niccoli in salita, una formazione che ovviamente proverà a portare via un drappello di corridori, non avendo magari l'uomo di punta su cui puntare per una volata, per un'eventuale volata. E dietro sono sempre le maglie del team Malmantile che stanno facendo ritmo. Ora arrivano anche gli atleti di Matteo Provini, della Petroli Firenze. Opla, Don Camillo, arriva anche Gregorio Butteroni della Mastro Marco Senzi Nibali a fare l'andatura. E stanno chiudendo in questo momento, gruppo di nuovo compatto dopo 80 km di gara percorsi, gruppo di nuovo compatto. L'atleta ora davanti è Francesco Pirro, il secondo alla Firenze Viareggio, secondo posto per lui dietro a Luca Coati. Oggi non c'è il team Cubeca, quindi diciamo che oggi poteva essere una giornata per Antonio Puppio sicuramente, visto l'arrivo dopo quello che è riuscito a fare ad esempio a Gambassi Terme. Vediamo, gruppo ancora continua nella sua azione, Gregorio Butteroni che prende ora rifornimento dagli addetti alla squadra della Mastro Marco. Ovviamente la Mastro Marco può vantare in maglie, occhio perché si sta muovendo qualcosa, Martin Marcellusi, siamo al passaggio da Cerretto, siamo al passaggio, guardate 3, 4, 5 atleti che stanno venendo via, arriva ancora maglia della polisportiva Tripetetto, lo vediamo davanti al gruppo, sono le maglie della Petroli Firenze, Opla, Don Camillo che stanno facendo l'andatura, ma grande forcing di Martin Marcellusi. Dobbiamo dire molto sfortunato quest'anno per Martin Marcellusi, pensate al Memorial Tortoli, era riuscito a staccare tutti, arrivano anche gli atleti dell'Emilia Romagna, vediamo c'è D'Appoggio, vediamo c'è Tarozzi, l'abbiamo riconosciuto, il vincitore del Giro delle Due Province. Dicevamo di Marcellusi, un anno veramente sfortunato per lui, perché al Memorial Tortoli purtroppo a 5 km dal traguardo è uscito fuori dal percorso, è uscito fuori, non ha visto la freccia, è uscito fuori dal percorso, era da solo, probabilmente avrebbe vinto e purtroppo è uscito fuori dal percorso. Non ha potuto giocarsi le sue carte per vincere quello che sarebbe stata una grandissima corsa. Dopo tutto quello che ha subito, il problema del Covid, il problema insomma fisici che ha dovuto subire, se la sarebbe meritata. E però è pimpante, è riuscito a rientrare, è ancora pimpante, ha ancora più voglia di dimostrare che c'è e soprattutto vuole la maglia azzurra per i campionati europei in Trentino. Siamo al 94esimo chilometro di gara, siamo sulla salita di Corliano, prima a svolta sulla salita. Allora, vediamo chi ci sono al comando. Allora, questo è Leonardo Posti, della formazione del team Malmantile. Occhio, ha avuto un problema, ora gli è saltata forse la catena a Posti. Poi vediamo, allora, stiamo vedendo piano piano anche gli altri. Della Pregnana, eccolo qui, è Gasparini della Pregnana. Questo qui, della nazionale russa, dovrebbe essere il vincitore. Sì, è proprio lui, è il vincitore della gara di Cesa. Egor Igoshev, che sta facendo in questo momento, guardate... Veramente è uscito fuori da. Ci viene segnalato che questo atleta è uscito fuori dai mondiali, dagli europei in pista, quindi preparato benissimo. Poi eccolo qui l'atleta della formazione della Emilia Romagna, De Angeli, Marco De Angeli. Poi abbiamo detto a Posti. E poi vediamo, c'è Molini, eccolo lì, Molini, Innocenti, Molini della Mastro Marco, Innocenti della Gragnano, poi Sergin Pieti della Tripetetolo, Carrò della Land Service, ed eccolo qui Gimignani a chiudere della formazione della. Maltinti, Lampadari, Banca di Cambiano. Li ricordo tutti perché non voglio che poi venga detto: Leonardo Pozzi del team Almantile, Igoshev della Nazionale Russia, Gasparini della Pregnana, Marco De Angeli della Emilia Romagna, Gianni della Over Altre Colli, poi Molini della Mastro Marco, Innocenti della Gragnano, Sergin Pieti della Tripetetolo, Carrò della Land Service e Gimignani della Mastro Marco, della Maltinti, Lampadari, Banca di Cambiano. Siamo dietro, gruppo a 15 secondi, quindi non è distante, sono le maglie adesso, sembra essere Peschi, mi sembrava Peschi della formazione della... sta venendo via un altro d'appello, vedo che c'è Nieri, c'è Butteroni, ho visto passare Nieri, questo è Biancalani, eccolo lì. Poi c'è Masi in ultima ruota, seguiti da Sandro Manzi in questo gruppetto. Chiudeva Masi, erano due, Masi e Biancalani. Occhio a Biancalani, veloce, sta facendo un buon momento di forma anche per l'atleta della Gragnano. Qui siamo dietro con gli atleti della futura Team Rosini, gli atleti di Franco Chioccioli che stanno cercando di rientrare. Ovviamente sono rimasti fuori anche dal secondo tentativo, dagli inseguitori.
quindi davvero bisogna stare attenti. Il drappello dietro, erano riusciti a piazzarne diversi, la Mastro Marco. Comunque mi sa c'è stato il ricongiungimento, ecco la nostra telecamera fissa, li sta andando a prendere sotto il traguardo. Allora vedo c'è Crescioli, Crescioli è rientrato, vedo da Porto, c'è ancora Innocenti, chiude Butteroni, mi sembrava Butteroni che chiudesse il drappello, vediamo, sta passando ora Davide Baldaccini, eccolo qui, Davide Baldaccini della formazione della Petroli Firenze Platon Camillo, è un po', diciamo, ora è entrata un po' nel vivo la corsa, eccolo qui, stiamo ancora al passaggio, 30 secondi per Baldaccini, 30 secondi, mentre invece passa ora il gruppo guidato da un atleta della Pistoiese, 50 secondi il ritardo del gruppo tirato dagli atleti della diretti da Gennaro Madalugo. Sono gli atleti della Malmantile che stanno facendo. Ed eccolo qui, vediamo che sul palco l'animazione non manca con Daniel Guidi e con è arrivato anche il sindaco Simona Rossetti della del comune di Cerreto Guidi. Noi siamo passati con le immagini, vediamo c'è Martin Marcellusi, siamo al 102esimo chilometro di gara, bivio, siamo al bivio di Streda con Marcellusi, vantaggio 18 secondi, vediamo, si volta la nostra telecamera seguita da Adriano Dini, l'azione di Marcellusi, 18 secondi, viene segnalato il vantaggio del portacolori della Mastro Marco Senzi Nibali. Non ricordiamo anche gli sponsor di questa manifestazione storica come il gruppo IMPA, ricordiamolo, il gruppo IMPA che è anche sponsor della società organizzatrice, poi il gruppo delle guardie, delle guardie giurate, poi i fratelli Borgioli, il parrucchieri Primo e Stefano, la Victor Calzaturificio, la Vezzosi Piero SRL, il termoidraulica Cardini, il Borgo Vigna Vecchia, Roberto Bargagli, il Griffioni, Azienda Agricola, l'Ambienti e Vita, questi alcuni sponsor della manifestazione, oltre all'aiuto del comune, come detto. Questi sono quelli dietro. Allora siamo, vediamo, siamo ormai con questo drappello, vediamo ancora. Siamo dietro, vediamo, siamo, vediamo ancora qui davanti, vediamo di chi si tratta. Allora, questo che in primo piano. Vediamo, si tratta di Mori, questo è Mori, poi della Malmantile vediamo di chi si tratta. Ora piano piano andremo a identificare un po' tutti. Questo è un drappello uscito dal gruppo all'inseguimento di Marcellusi. 18 secondi, siamo sulla salita di Corleano, la seconda asperità, 108esimo chilometro di gara, vediamo, si è formato un drappello di corridori al comando, noi li diciamo, allora da Porto a fare l'andatura in questo momento, Crescioli alla sua ruota, poi dovrebbe esserci a posti della formazione del team Malmantile, vediamo, ora li vedremo passare, allora questo è D'Apporto che sta facendo il vincitore di Mastro Marco, Davide D'Apporto tempo fa è riuscito a fare una grande azione, poi ci fa piacere, ora non riesco a capire se è Crescioli o se è Peschi, perché c'era anche Crescioli in questo drappello, vediamo un po', no è Peschi scusate, la sagoma da dietro sembrava un fisico diverso, mentre invece era si trattava di Peschi, poi vediamo della futura Team Rosina Emanuele Carbone, poi Marcellusi, occhio perché vanno via questi quattro, occhio Marcellusi, della LAN Service sta passando ora in questo momento, vediamo di chi si tratta, della LAN Service Rigolet della LAN Service passa ora Molini con Biancalani, occhio perché vanno in difficoltà gli altri, occhio perché vanno in difficoltà gli altri. Vedo la maglia della formazione Ferrari della Petroli Firenze in difficoltà. Ferrari della Petroli Firenze, anche De Roberti, anche sembra essere De Robertis. Depo De Robertis in difficoltà e anche Srizza in difficoltà, anche Srizza è una notizia, in difficoltà anche per Sergin Pietri e anche Crescioli purtroppo è in difficoltà con Venturini, questi sono quelli che stanno inseguendo davanti, come detto il ritmo imposto da Porto era veramente forte e qui è il gruppo che viaggia con un ritardo di 20 secondi dai battistrada che ora come ora si stanno un po' staccando dei pezzi, abbiamo visto staccarsi Crescioli, Venturini, Sergin Pietri, perdeva pezzi anche con Ferrari, rimanevano davanti, anche Srizza era in difficoltà, il nazionale russo, infatti la Russia che ora sta cercando di lavorare per rientrare, ma gli atleti di Gabriele Balducci con Nieri lì davanti vanno a rompere i cambi, a rallentare l'azione dei russi che stavano cercando di inseguire, loro hanno Igoshev, il vincitore di Cesa, che ovviamente potrebbe fare molto bene, però anche perché Srizza non dà molta sicurezza lì davanti, abbiamo visto che è molto affaticato in questo, si sono riuniti comunque, ora li andiamo tutti ad identificare.
Mori della Gragnano, Crescioli e Peschi sono i due della Beltrami. Poi ci sono Molini, Marcellusi e Venturini della Mastro Marco senza Inibali. Strizza della Nazionale Russa che ha preso ora il rifornimento. Poi c'è Cibrario della Overall Trecolli, D'Apporto della In Emilia Romagna. Poi c'è Carbone della futura Team Rosini, Sergi Impieti della Prosportiva Triple Tetolo, Ferrari della Petroli Firenze, Opla, Biancalani insieme a Mori della formazione della Gragnano. Questi sono, e a posti della Malmantile, questi sono 16 atleti al comando. Abbiamo visto il passaggio dal traguardo, hanno percorso fin qui 113 km di gara, 113, vantaggio per questi 30 secondi su... Vediamo, dovrebbe esserci un atleta al loro inseguimento, così viene segnalato. Li vedremo ora se riusciremo con la nostra telecamera fissa, magari aspetteremo il corridore che viene segnalato. Gruppo a 50 secondi viene segnalato, adesso è Giosuè Crescioli. Ci fa piacere vedere che per lui è anche più importante perché è una gara di casa, quindi la sente particolarmente, vederlo lì davanti, vedere finalmente un Giosuè Crescioli, diciamo ritrovato con la gamba giusta, che è lì davanti, che riesce a fare ciò che riesce a fare, nel vivo dell'azione, coraggioso, intraprendente, ha un compagno di squadra che in caso di arrivo in volata chiaramente potrebbe essere più veloce di lui, ma comunque è lì davanti, tra i protagonisti. Ci fa piacere, dopo un'annata sfortunata, veramente per lui. Qui vediamo, chiude il drappello Martin Marcellusi, che adesso sta cercando di fare un po' di rifornimento di energie, probabilmente prenderà qualcosa di energetico, perché servono le energie adesso, servono veramente le energie in questo momento. Eccolo qui, siamo dietro con l'inseguitore, è sempre lui, Davide Baldaccini, è sempre Baldaccini della formazione della... Petroli, Firenze, Opla, Don Camillo. Si è mosso in solitaria, anche perché probabilmente Matteo Provini capisce che in caso di arrivo di quelli lì e di quei 16, Ferrari non dà sicurezza, perché su Corigliano era già staccato Ferrari, quindi bisogna anche guardare un po' le tattiche. Dietro chi tira se non ovviamente la formazione di Patron Renzo Maltinti, che è lì davanti. Sono rimasti fuori, incredibile ma vero, gli atleti della Maltinti. Non c'è nessuno, neanche una maglia della Maltinti lì davanti. Adesso bisogna tirare, bisogna rientrare. Distacco 50 secondi, bisogna ovviamente andare a chiudere. Bisogna veramente andare a chiudere su questa fuga, che comunque a 50 secondi e davanti stavano girando tutti d'armonia. Quindi finché i cambi girano possono guadagnare, anche perché qui davanti al gruppo vedo solo una maglia della Maltinti. Dietro la Malmantile rimaneva passiva, forse anche in aiuto del compagno davanti a posti. Ovvio che in questo caso qui, guardi, ad esempio, guardiamo la formazione della Petroli. Davanti a Ferrari ha mosso anche Baldaccini, perché come detto Baldaccini in caso di arrivo in volata può essere uno dei favoriti, mentre invece magari Ferrari può avere più difficoltà con questi corridori, soprattutto ora Sizza, ho visto parecchio affaticato, però può darsi, ad esempio c'è Marcellusi che chiaramente potrebbe dire la sua in caso di arrivo di questi, come anche Peschi. Abbiamo iniziato l'ultima ascesa di Corigliano, l'ultima ascesa, c'è Molini in questo momento a fare l'andatura in testa al gruppo, 122 km di gara percorsi, arriva lì davanti anche Mori della Gragnano, Crescioli in seconda posizione, vediamo al centro D'Apporto, ricordiamo la sua bellissima azione, quei due giorni dell'Emilia Romagna furono stupendi, il sabato vinsero il giro delle due province con un'azione in solitaria di Tarozzi nell'ultimo giro, e poi ci fu la grande vittoria di D'Apporto che nel finale fece la fuga, un'azione da finisher che lo portò veramente a trionfare in solitaria, quei due giorni che regalarono queste due vittorie importanti. Poi tra l'altro D'Apporto una settimana più tardi riuscì a rivincere un'altra gara in terra emiliana. Siamo ancora con le immagini sulla fuga, è Molini che ora sta facendo il ritmo, chiaramente la Mastro Marco posizione di vantaggio, perché nel gruppo a Magli che può quindi rimanere a ruota e può sicuramente riposarsi. Qui davanti hanno Marcellusi, Molini e Venturini. Ora Venturini era un po' più affaticato. Spinge D'Apporto. Sta aumentando l'andatura. Li ha messi in fila indiana il corridore della linea Emilia Romagna. Forcing di D'Apporto. Dietro c'è A Posti della Malmantile. Vediamo in difficoltà adesso a reggere la ruota. Poi vediamo brillanti sia Marcellusi che Peschi. Bravi. Adesso vediamo dietro di chi si tratta. Vediamo, perché si sta spezzando, sta facendo un gran ritmo Davide D'Apporto, sta cercando veramente di portare via
la fuga di portare via un drappello, di aumentare, anche perché vedete è passato il cambio ruota, quindi vuol dire che stanno perdendo assolutamente gruppo. Allora c'è un gruppetto, c'è un 30 secondi il distacco del gruppo, eccoli qui. Allora da Porto, Aposti, Marcellusi e Peschi, questi sono i quattro battistrada in questo momento, sono rimasti in quattro. Forcing ancora di D'Apporto, il corridore dell'Emilia Romagna si alza sui pedali ancora, mi sembra di vedere una bella pedalata sia in Marcellusi che in Peschi, forse Peschi un po' più affaticato, mentre brillantissima la pedalata del corridore della Mastromarco Sensi Nibali, che vuole rifarsi dopo aver perso il Memorial Tortoli per un errore di percorso. Vediamo ancora, sta arrivando Manuel Carbone, sta arrivando anche Rigolet, quindi stanno rientrando piano piano tutti. Vediamo, rientrato anche Rigolet e vediamo dietro chi sta arrivando, l'atleta della Overall Trecolli sta rientrando anche in questo momento, Gianni. Sta rientrando anche Ferrari, poi mi sembrava Mori, il primo della Gragnano. Vediamo, rimasto dietro Siriza. Allora eccolo qui, De Robertis, Siriza, Biancalani, Molini, Ferrari. Sono rimasti dietro, e anche Crescioli purtroppo. Crescioli è rimasto dietro, peccato veramente, peccato. È rimasto, che sia rimasto dietro, anche Bigalli è rimasto dietro. Davvero, seguiti sempre dalla moto informazioni qui di Sandro Manzi, arriva un atleta al loro inseguimento. Ah, è Sergin Pietri, scusate. È Sergin Pietri che è rimasto ancora più indietro, Sergin Pietri. Vediamo qui dietro di chi si tratta. È passato un atleta, non mi sembrava della fuga, non mi sembrava della fuga iniziale. Qui gruppo che è sempre tirato dagli atleti della formazione. E Matteo Regnanti della Maltinti Lampadari Banca di Cambiana a fare l'andatura, a rompere i cambi, le formazioni dei GTV, la Malmantila, arrivano anche gli atleti della Mastromarco, sempre attento lì Alessio Nieri che rimane lì in posizione passiva ad aiutare a rompere i cambi in quello, però è da tanti chilometri che Regnanti è da solo davanti a tirare, non può fare tutta una corsa così. E vediamo che sono riusciti a rientrare per l'ennesima volta. Ora c'è Biancalani che passa a fare l'andatura. Dicevo che era in forma, in effetti per una volata, però abbiamo visto su Corleano ha fatto molta fatica. Carbone, poi ecco anche Srizza, anche fisicamente lo possiamo vedere nel nazionale russa. Srizza è messo veramente fisicamente, le soffre, quindi su un arrivo del genere, anche se è una volata di questi ragazzi, potrebbe soffrire un atleta più scattista come magari è un Martin Marcellusi ad esempio. Sicuramente abbiamo capito perché Baldaccini si era mosso, perché con Ferrari che aveva difficoltà a reggere il ritmo davanti non dava le stesse sicurezze che possono dare corridori come Nencini. Nel gruppo c'è Nencini, c'è Gregorio Ferri secondo, una delle ruote più veloci del gruppo, seconda accesa, piazzato più volte quest'anno, quindi chiaro che poi ho detto c'è anche Nencini, vincitore della Firenze Empoli. Qui vediamo, stiamo passando sotto il traguardo e arriva ora primo con a portare i fiori per le premiazioni, ma come si fa a non ammirare quest'uomo che nonostante l'età è sempre qui sul pezzo, come si dice, a cercare di dare il massimo per questa gara fino all'ultimo. Fino all'ultimo, ragazzi, quindi non si può assolutamente che ammirarlo. Siamo passati da Cerreto, abbiamo fatto esattamente 126 km e qui siamo all'ultimo giro. Ultimo giro, ecco, l'ultimo giro cambia, nel senso che è tutto piano, non c'è la salita di Poggio Tempesti. Da Cerreto si va a Bassa, Fucecchio, Stabia e si ritorna a Cerreto, Guidi. Quindi non c'è la salita di Poggio Tempesti, tutta in pianura e c'è sempre lui. Matteo Regnanti davanti a fare l'andatura, incredibile, incredibile davvero. Matteo Regnanti rimane davanti ormai da tanti chilometri. Se dovessero rientrare credo che bisognerebbe fare un monumento a Matteo Regnanti, che è rimasto lì davanti per tanti chilometri. Ricordiamo anche gli spot d'aiuto che c'è stato in questa gara, manifestazione, oltre al gruppo IMPA, anche alla al comune di Cerreto Guidi, alla, ovviamente al corpo vigili giurati, alla General Costruzioni, alla Gem Industria Calzature, alla Ristorante Pizzeria 4 Assi, alla Loggia dei Medici, all'azienda agricola Fustolatico, alla tenuta di Colle Alberti. Questi alcuni sponsor di questa manifestazione. Ricordiamo il 75esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, l'ottavo trofeo Innocenti Emilio, il decimo trofeo Gabriele Meozzi, il secondo trofeo Caponi Livio, il settimo trofeo
Brotini Sergio, il quarto trofeo Vago Belli Giovanni e il primo trofeo Lelli Roberto. Questi sono i nominativi delle varie della corsa organizzata, ripeto, dal gruppo sportivo IMPA, che ha aiutato nell'organizzazione come gruppo sportivo, quindi come detto come gruppo sportivo ha cercato di supportare. Eccolo qui, intanto siamo con la corsa, ha cercato di supportare Primo, che ovviamente è assolutamente da elogiare. Ricordiamo che nella serata la premiazione di Primo con il Cerino d'Oro, grande riconoscenza per i cittadini di Cerreto Guidi che si sono distinti in qualche ambito, e sicuramente è il modo giusto per riconoscere a Primo. Qui siamo con la fuga, siamo in zona Le Botteghe, 140 km di gara. Abbiamo visto da Porte e Mori che ci stavano provando, ma il drappello stava rientrando, quindi scusate, mi sono un po' prolungato e non ho detto che c'era da Porto con Mori che stavano venendo via, ma il gruppetto era lì. Gruppo che sta recuperando, gruppo a 10 secondi, adesso sono, ora vediamo che gli atleti della Emilia Romagna, giustamente, non riesco a capire se vogliono provare a rientrare, anche perché su una salita del genere, uno come Tarozzi potrebbe provare uno scatto finale, una rampa, magari uno scatto, perché lì o uno prende 100 metri con uno scatto fulmineo, oppure si va in volata. C'è uno scatto da parte di un atleta della Cablotec, vediamo, rientrati, allora sono sempre gli atleti ora della In Emilia Romagna, in questo momento a fare l'andatura è Emanuele Anzaloni, però gruppo che è compatto. Questi scatti contro scatti possono favorire però il vantaggio dei fuggitivi, che possono piano piano riprendere un po' di margine, un po' di margine lo possono riprendere. Eccoli qui, li vedono, siamo al bivio di Poggio Tempesti, siamo al bivio, non gireremo a destra, proseguiremo a diritto verso Stabia, siamo nelle battute finali ormai, non gireremo, negli altri giri si girava, si andava a fare il Poggio Tempesti, questa volta no, a diritto, è tutta piatta fino all'inizio del Poggio Tempesti, c'è uno scatto in testa al gruppo, Emanuele Tarozzi, il vincitore della Giro delle Due Province, niente da fare, ripreso e va subito a chiudere Nieri, bisogna fargli un monumento a Nieri perché ha fatto una corsa sempre davanti a chiudere su quello e su quell'altro, c'è stato uno scatto Maia della Beltrami lì davanti al testa al gruppo, ormai veramente sono saltati gli accordi anche in testa, abbiamo 3 davanti, 10 davanti, insomma 3 dietro, 10 davanti, insomma sono saltati gli schemi, in questo momento c'è Rigolet della Land Service che si volta, probabilmente sono anche rimasti, siamo in zona Stabia, 3 atleti al comando, Martin Marcellusi lo abbiamo riconosciuto, questo è Mori e poi c'è Sirza, sta cercando di venire via però Marcellusi non molla, l'atleta della Mastro Marco Sensi Nibali che sta cercando di venire via, vuole riscattare quel Memorial Tortoli dove ha sbagliato il percorso, ovviamente si è giocato la vittoria finale, ancora spinge Martin Marcellusi su un tratto di strada che non lo favorisce perché siamo in piano, non c'è la salita ma continua nonostante i suoi, era con altri 2 corridori, ha continuato ad andare a diritto, adesso è solo un vantaggio minimo, dietro ci sono Mori e Sirza, soprattutto il nazionale russo che tempo fa, vantaggio di una 50ina di metri, Mori e Sirza, adesso è Sirza che abbiamo visto prendere la testa del duo e provare a venire via, non manca molto all'inizio del Cerreto Guidi, non manca molto allo strappo che porterà sotto l'arrivo e concluderà quello che sarà il 75esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ancora Martin Marcellusi, lo lasciamo andare, ci portiamo dietro, eccoli qui, Mori con Sirza, è sempre Filippo Mori in questo momento a fare l'andatura, adesso viene, si è voltato anche il nazionale russa, scusate, per controllare la situazione, vantaggi minimi davvero, vantaggi in 15 secondi, c'è la corsa in 15 secondi, c'è forse qualcosa di più, c'è la corsa, Martin Marcellusi davanti, Mori e Sirza e poi c'è il gruppo dietro, non abbiamo visto di chi si tratta davanti al gruppo a fare l'andatura, non abbiamo notizie in questo momento di chi si tratta davanti a fare l'andatura, adesso li lasciamo andare, li andiamo a prendere, eccoli qui, vediamo lì, andiamo a prendere il gruppo,
gruppo trainato dal treno blu della Petroli Firenze Platon Camillo. Sono le maglie degli atleti di Matteo Provini che stanno facendo l'andatura in testa al gruppo. 4-5 atleti adesso a fare l'andatura in questo momento. Si tratta di Murgano, Marco Murgano, che sta facendo l'andatura. Eccoli lì, 4-5 atleti, si organizzano anche i vari treni. La Petroli si è mossa poco, si è mossa con Ferrari in quel tentativo di fuga, ma poi ovviamente ha cercato, vogliono provare. Siamo all'inizio del Cerreto, siamo all'inizio del Cerreto. Strizia e Filippo Mori all'inseguimento di uno scatenato Martin Marcellusi, veramente scatenato dopo la gara che ha fatto al Memorial Tortoli. Continua a spingere Strizia, probabilmente ha capito che non c'è niente da fare e si rialza. Siamo ripiombati su Marcellusi, eccolo qui il mattatore, possiamo dire, l'ha portata via lui, la fuga dei 16 atleti, l'ha portata via lui, è andato lui a portarla via, l'ha portata via lui e ancora le energie per provarci. Martin Marcellusi, che ragazzo che è questo, veramente un ragazzo da elogiare per quello che gli è accaduto quest'anno, tutta la sfortuna che ha avuto, l'ultima quella del Memorial Tortoli, lo ricordiamo. Quindi si volta ancora Marcellusi, 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri all'arrivo, ancora l'atleta da Mastro Marco Sensi Nibali davanti. Siamo nelle battute finali, si volta la telecamera, ancora un po' di margine ce l'ha, è solo la Petroli che sta facendo davanti il lavoro. C'era Murgano a fare l'andatura davanti, 5 maglie della Petroli a fare l'andatura, 5 maglie il treno della Petroli Firenze Platon Camillo a cercare di rientrare e poi a lanciare quella che dovrebbe essere una volata, ma davanti bisogna andare a chiudere su questo ragazzo e non è tutta pianura, ma vediamo che stanno rientrando piano piano, stanno rientrando davvero, stanno venendo su a doppia, è difficile, si andrà, mi sa, una volata, rilancia l'azione Marcellusi, ma pochi metri, 20 metri, vediamo un attimo, si rialza in questo momento, niente, annullato il tentativo di Marcellusi, adesso sarà volata, sarà una volata incredibile, sono le maglie ancora della Petroli Firenze Opla, davanti hanno preso la testa della corsa, proprio passato Stabia, vicino al Lazzeretto, hanno preso vicino alla svolta di Cerretto, hanno preso la testa del gruppo e non l'hanno più lasciata. Stanno venendo su anche le maglie della nazionale russa, anche quelle della Emilia Romagna, due atleti della nazionale russa, Igoshev in seconda ruota, stanno portando su il vincitore di Cesa. Occhio alla seconda maglia della Russia sulla destra dello schermo, occhio a quella seconda maglia, è la maglia di Igoshev, il vincitore di Cesa, che si porta nelle prime posizioni, cerca di farsi spazio, ha un solo compagno di squadra, Strizia probabilmente ha lavorato in precedenza, non ne ha più le energie, ma ha un compagno ancora, può ancora contare su un compagno di squadra. Arrivano anche le maglie della Overall Tre Colli, si sposta, i treni si organizzano, due maglie della nazionale russa, Egoshev ha un compagno di squadra ancora, può ancora vantare un compagno di squadra. Ovviamente per lui non è facile perché ha un compagno, mentre quelli della formazione della Petroli ne hanno ancora 3 da giocarsi. Abbiamo ancora 3 compagni da giocarsi, altri 3. Ci arrivano le sportellate, volano le sportellate, arrivano le famose sportellate. Qui ci prova Tarozzi, ancora scatto. L'avevamo detto che ci avrebbe provato, l'avevamo detto, e adesso i treni sono stati anticipati, non ci sono più i treni, perché la Petroli Firenze è rimasta dietro. Nel momento in cui c'è stato quel battibecco con un atleta della nazionale russa, il treno della Petroli Firenze è stato annullato, è partito Tarozzi e li ha veramente messi in difficoltà, l'avevamo detto e ci avrebbe provato. Adesso sono le maglie della LAN Service che prendono volatona lunga, Butteroni in seconda posizione, vediamo se è Butteroni o Magli, non riesco a identificare, mi sembra Butteroni, non Magli, Magli probabilmente è più indietro, però vediamo un attimino, però forse potrebbe essere sempre Magli, vediamo, è lanciata la volata, vediamo, dovrebbe essere Butteroni, vediamo, è Butteroni, Gregorio Butteroni che sta cercando di lanciare, occhio, esce Magli in questo momento, esce Magli, le andiamo a prendere con la telecamera fisce, è uscito Magli, eccolo lì Magli, vediamo Egoshev che cerca, Magli è sempre davanti, vediamo, c'è Egoshev, che ha vinto, grandissima volata del nazionale russo, grandissima volata, ha fatto una volata incredibile, veramente, complimenti anche a Filippo Magli che chiude in seconda posizione, terzo, un complimento anche a Davide Dapporto che è caduto, si è rialzato, è rientrato, eccolo qui il replay, quarto Cretti, quinto Dova, sesto Fabbri, settimo Gardi, ottavo De Pretto, nono Chiari e decimo Acevedo, questi primi 10, che volata!
questo ragazzo, Egor Igoshev, ha fatto una volata incredibile, ha fatto veramente una volata, ma il punto clou è stato, lui aveva un compagno di squadra per la volata, aveva un compagno di squadra ancora per la volata, Igoshev, ed era Mukhonor Daryabov. Era il suo compagno che doveva tirargli la volata. C'è stata una sportellata con un portacolori della Petroli Firenze. In quel momento c'è stato un attimo di distrazione. Tarozzi è partito. Nel momento in cui Tarozzi è partito, il treno della Petroli Firenze che stava controllando la situazione è andato tutto da un'altra parte. Gli atleti sono rimasti dietro ed è per questo. Con un grande lavoro di Butteroni per lanciare Magli. Ma questo ragazzo ha fatto un altro mestiere. Con la vittoria di Igor Igoshev, andiamo alle interviste di rito. Igor, complimenti, hai fatto una grandissima volata anche oggi. Grazie, sono molto contento che sia andata così bene questa gara. È stata dura, ma la nostra squadra ha fatto del suo meglio e ha lavorato tanto. E alla fine sono riuscito ad arrivare al traguardo e vincere questa stupenda gara. Grazie mille. Filippo Magli, Mastro Marco Chianti Sensi Nibali, allora per te un momento migliore non potrebbe esistere, la vittoria a Signa, il podio al Memorial Tortoli, insomma anche questo l'ennesimo podio, purtroppo proprio nel finale è uscito il russo Igor e ti è riuscito a passare, però stai attraversando veramente un momento di forma incredibile. Sì sì, questo è un buon periodo per me, sono sempre là davanti con tutta la squadra che anche oggi è stata veramente perfetta. Quando si sono sganciati quella ventina, trentina di corridori, avevamo Molini, Nieri, Marcellusi, Venturini davanti, e Molini davanti ha anticipato, poi Marcellusi l'abbiamo preso proprio a 2 chilometri all'arrivo, io sapevo che dovevo finalizzare e non ce l'ho fatta nel migliore dei modi, però ci riproveremo già da sabato. Ecco, appunto, sabato l'appuntamento che magari per i toscani è molto importante, no? Il campionato regionale, quella maglia che vogliono tutti. Il percorso lo hai già visionato, lo conosci, pensi che possa essere adatta alle tue caratteristiche? Sì, sì, il percorso di domenica è insomma vicino a casa mia, quindi di sabato, però insomma c'è anche poi domenica, lunedì, insomma entriamo in un mese veramente importante per me, ma non solo per tutta la squadra, un mese in cui cercheremo di vincere altre gare. Questo podio è l'ennesima anche forza della tua crescita, che quest'anno è stata anche molto importante, come sei riuscito piano piano a crescere nella stagione. Sì, avevo bisogno di un periodo dopo un inizio di stagione un po' travagliato, il Covid e tutto, è stata dura e finalmente ora sono riuscito a trovare la mia dimensione insieme a tutti i ragazzi della squadra. E abbiamo trovato una bella sintonia e i risultati insomma stanno arrivando. Davide D'Apporto in Emilia Romagna, insomma dobbiamo dire che per te, vista come si era messa la gara, questo podio è anche tutto guadagnato, perché all'ultimo giro quando è suonata la campana, subito dopo l'arrivo sei incappato in una caduta, hai dovuto inseguire, sei rientrato, quindi possiamo dire che tutto sommato è andata bene. Sì dai, alla fine raccogliamo anche questo terzo posto, un po' di rammarico c'è perché dai, la gamba girava bene, la squadra aveva fatto un grande lavoro, però dai, ci riproveremo domenica prossima. Ecco, visto il finale di stagione, visto che ci stiamo avvicinando anche a appuntamenti importanti, come anche ad esempio, ti faccio una piccola domanda, la nazionale ovviamente è il sogno di tutti, si avvicina agli europei, una piccola speranza in te ovviamente, visto anche il momento di forma. Ma non ci penso sinceramente, mi concentro a far bene domenica in domenica. Poi se verrà una chiamata ne sarò felicissimo, perché penso sia il sogno di tutti i corridori. Però ecco, adesso con la squadra siamo in un buon momento di forma, quindi ci concentriamo domenica dopo domenica a fare bene e poi vediamo quello che succede. Siamo con il primo cittadino di Cerreto Guidi, Simona Rossetti. Allora, qui già nel mese di maggio si era svolta una manifestazione, la prima gara della Medicea. Oggi però qui per una gara ancora più storica, la 75esima edizione di questa gara. Allora, questa è proprio la gara storica di Cerreto, no? Nel frattempo sono nati anche gruppi e l'esperienza di maggio ce l'ha fatto vedere che hanno voglia di organizzare le corse anche di grande importanza che portano il nome di Cerreto ancora più fuori dai nostri confini. E poi insomma lo dimostra anche il risultato di stasera, perché chi se lo sarebbe aspettato che un ragazzo russo appunto potesse vincere questa corsa. In realtà dietro a questo lavoro c'è, come sempre va detto e va riconosciuto, un grande impegno, perché
come sapete c'è un'organizzazione ben precisa, ci sono tante cose da fare nei giorni precedenti ma anche nei mesi precedenti, per cui il mio grazie va a tutti gli organizzatori e primo per eccellenza, perché stasera lui verrà dato un premio di tutta Cerreto che diciamo gli riconosce l'impegno per tanti anni. Credo sia parecchio difficile arrivare ad una costanza come la sua, per cui è giusto che Cerreto glielo riconosca. Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscano. Allora, ieri c'è stato Cesa, poi la presentazione a Santa Croce, oggi un'altra gara storica, anche questa 75 edizione con un vincitore che basta dirlo, è tra i più forti. Sì, ero ieri a Cesa, ha vinto lo stesso di oggi, ci ho parlato un attimo anche con difficoltà per la lingua, ma mi ha spiegato che esce dagli europei in pista e sta bene, quindi ha fatto due volate che le ha dominate, quindi meritatamente ha vinto. Però sono contento perché primo se lo meritava, dopo l'anno scorso che non sono riuscito a fare la gara, fare questa 75esima edizione era importante, la gara è, come hai detto te, storica, è importante, è una delle gare insomma che ha più anni e quindi lui si merita anche tutti i riconoscimenti che poi gli sono stati assegnati e quindi niente, sono contento, l'ordine d'arrivo era quello che meritava di vincere. Ecco, avere persone, io prima gli ho fatto la domanda prima di chiedendogli come si fa a mantenere un entusiasmo, ci vorrebbero persone come lui proprio nel ciclismo che portano avanti queste tradizioni? Sì, mi ha raccontato che sono 63 anni di fila che fa questo tipo di gara, 63 anni in cui sostanzialmente ha preso in mano, mi ha detto la borsetta con sordi, e ancora sta portandola avanti. Chiaramente questa era una cultura che oggi bisogna un po' ritrovare perché non c'è più l'abitudine dei giovani di prendersi le responsabilità e di portare avanti le manifestazioni. Questo sarà compito anche nostro, di cercare di dare un po' di fiducia a questi ragazzi. Però volevo fargli complimenti perché 63 anni sono veramente tanti e non so nemmeno quanti anni c'ha, però 63 anni è stato qui e quindi niente, gli faccio i miei complimenti. Siamo con una figura storica di questa gara qui a Cerreto, primo. Te ormai ne hai viste tante di gare, questa è la 75esima ovviamente, quanto impegno ci vuole per organizzare? Da un anno a un altro. Quest'anno poi è stata quasi una gara internazionale perché sì, ha visto la vincitore russo. Sì, ho avuto piacere, abbia vinto proprio un corridore di fama perché effettivamente passerà poi nei professionisti e sarà anche bravo anche di là. E quindi questa corsa io penso che sia stata anche negli anni passati da corridori, insomma, come Salonni e altre persone ci sono state che abbiano fatto una buona storia nel ciclismo italiano. Ecco, l'ultimo, ricordiamolo, è Filippo Fiorelli, che ovviamente è passato subito dopo professionista. Al Giro d'Italia si è visto, io lo seguivo, e si è visto sempre nei primi del gruppo di Giro d'Italia. Quindi mi ha fatto piacere perché mi ricordava anche un pezzetto di Cerreto Guidi. Ecco, io ti faccio l'ultima domanda. Come si fa a non perdere l'entusiasmo come fai te portando avanti questa tradizione? Come si fa? Io qui avevo tanti amici perché non sono tutti morti, però ho cercato sempre di mantenere questa valutazione importante per Cerreto Guidi, per mantenere questa gara e quindi fin tanto che ce la faccio cerco di sfruttare al massimo le mie possibilità. Basta, ecco. Il momento più giusto è quello che io mi ci vuole un po' anche di salute e quindi cerco di comportarmi bene e vedere anche di portare avanti la gara, perché questo io mi impegno da ora per infine all'anno prossimo, perché io ho già messo un'altra volta in cantiere la gara dell'anno prossimo, sicché praticamente che fa? Mi do da fare con gli sponsor, cerco di parlare con delle persone in cui cerco sempre di raccattare qualcosa e di portare avanti questa gara, perché mi interessa, infintanto ce la faccio, cerco di farlo. Mi voglio scusare, siccome stamani io sono in un negozio, no? Fui parrucchiere, e quindi io stamani ho sentito tanti brontolamenti perché c'erano le piazze chiuse, no? Praticamente mi voglio scusare con questi signori perché effettivamente questa gara, con la scusa di Covid, con la scusa di tutte le malattie che c'è, quindi siamo costretti
a livello di legge di interpretare questa cosa, di avere le piazze libere, poter fare la sicurezza dei corridori, delle società e di tutti i cittadini che partecipano. Voglio ringraziare l'INPA e tutti i componenti di quelli che sono gli sponsor, perché hanno si è fatto un gran lavoro, e quindi li voglio ringraziare personalmente facendosi dall'INPA, perché è il primo atto che io faccio, e quindi li ringrazio tanto, ringrazio tutti quelli che hanno aderito sul giornalino dello sponsor, e ringrazio anche tutti i miei i ragazzi che vengono con me per un aiuto per fare questa gara, perché sono importanti forse più di me. Siamo con Claudio Sorrentano, presidente del gruppo sportivo INPA. Allora, voi siete ormai da tanti anni vicini a questa corsa. È bello vedere anche ragazzi giovani che sono vicini a queste manifestazioni. Sì, ora è qualche anno che mi occupo anche dell'organizzazione di questa corsa, e quest'anno è il 75esimo, aspettato, perché poi l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare a causa della pandemia che tutti conosciamo. E poi volevo ringraziare soprattutto gli sponsor, in particolare l'INPA, che è il nostro sponsor principale, le squadre che hanno partecipato e tutte le persone che hanno dato una mano, che sono tante. Ecco, io ti faccio una domanda secca. Appuntamento allora al 2022? Sì, certo, per forza. Perché no?